In questo video parleremo di esami scritti online. Per chi non mi conosce, mi presento, mi chiamo Fabio, sono uno studente di economia e sul mio canale racconto le mie avventure da studente universitario. Allora, per questo video volevo un attimo raccontarvi com'è andato il mio primo esame online, cercando di spiegarvi un attimo un po' la meccanica e fornendo sempre informazioni che vi possano servire. Inoltre vi ricordo che se non volete perdervi altri contenuti interessanti, potete tranquillamente iscrivervi. Allora, comincio nel dire che era un esame scritto e nello specifico era il primo parziale di microeconomia. Con tanto che era un esame scritto online, hanno diviso tutti i partecipanti all'esame in vari gruppi e questi gruppi dovevano dare l'esame ad uno specifico orario della giornata. Questo perché, per controllarci e per seguire l'esame, i professori facevano una videochiamata di gruppo, quindi una sorta di videoconferenza con un tot di partecipanti, e ci hanno diviso in gruppi principalmente perché così ci possono gestire meglio, ci possono effettivamente controllare ad uno, e in più immaginatevi 80 persone in videoconferenza contemporaneamente, cioè un casino. Quindi, morale della favola, ci hanno diviso in questi gruppi staccati a varie fasce orarie, e chiaramente per dividerci nelle varie fasce orarie hanno fatto un sorteggio, e questo sorteggio diciamo che è stato abbastanza sfortunato, almeno per me. Quindi già cominciamo con la prima sfiga, e vi assicuro che non è la prima della giornata, sarà una delle tante. Quindi, come prima e non ultima sfiga dell'esame, semplicemente sono stato pescato a sorteggio nell'ultimo turno. Per sorteggio sono stato tipo il terzultimo, cioè dopo di me altre due persone e poi era finito il sorteggio. Quindi proprio gli ultimi degli ultimi degli ultimi. Quindi più sfiga di così non mi poteva capitare, almeno fino adesso. E perché mi sento così sfortunato d'essere stato pescato per le 15 del pomeriggio? Perché semplicemente mi sono domandato: e io la mattina cosa faccio? Cioè, dovevo occupare tutto il tempo della mattinata, e in più senza considerare il fatto che di pomeriggio, dopo pranzo, io diciamo la prima cosa che faccio è un sonnellino. E quindi dover fare un esame durante l'orario del mio pisolino con la pancia piena, diciamo che non è stata la cosa più entusiasmante del mondo. Allontanandoci dal futile problema del pisolino, vi dico anche che è stato difficile organizzarmi la mattinata, perché semplicemente dovevo trovarmi qualcosa da fare prima dell'esame per tutta la mattinata. E onestamente sono state un po' difficili da occupare, quindi il mio consiglio principale è quello di tenervi ben occupati durante la mattinata. Cercate comunque di tenervi occupati senza stressarvi troppo, perché il punto proprio sta lì. Cercate di ripassare, che ne so, una mezz'oretta, un'oretta massimo, ma più di questo secondo me è un po' inutile, e più che altro vi può causare semplicemente stress, ansia, e poi arrivate al pomeriggio abbastanza stressati e stanchi mentalmente e poco lucidi per affrontare l'esame. Quindi trovatevi qualcosa da fare e occupate bene il vostro tempo. Tutte cose che personalmente non ho seguito, perché sono arrivato la mattina completamente impreparato, senza avere un programma. Sono arrivato la mattina, mi sono svegliato, ho fatto colazione tranquillamente, ho letto un po' il giornale e poi sono arrivato lì e ho detto: ma adesso che faccio? Io ho l'esame fino alle 15, quindi mi sono dovuto pure sforzare per trovare qualcosa per occupare il tempo prima delle 15. E poi mica ti puoi mettere a ripassare qualcos'altro, cioè io avrei il terrore di sovrascrivere le informazioni e quindi poi dimenticarmi assolutamente tutto prima dell'esame. Cioè no, questo vietato. Vietato studiare altre cose. Guardate, io la mattinata prima dell'esame l'ho passata semplicemente così. Ho letto un libro, poi ho ripassato per un'oretta e poi, cosa super importante, ho organizzato lo spazio di lavoro che poi ho utilizzato per sostenere l'esame. Se ci pensate bene, sostenere un esame a casa non è una cosa molto usuale. E comunque, di solito almeno casa mia è adibita a dormire, mangiare, riposarmi, guardare Netflix, ogni tanto studiare. Però comunque è un posto neutro, tranquillo, e comunque effettivamente non è il posto ideale per sostenere un esame, chiaramente. Comunque casa nostra è piena di potenziali distrazioni. Poi ovviamente io sono abbastanza fissato con questo. Quando mi sono organizzato il tavolo, o comunque la zona, l'area per sostenere l'esame, ho cercato di togliere di mezzo tutte le potenziali distrazioni, in modo tale ad avere il mio PC, dove dovevo comunque tenerlo per sostenere l'esame, un pezzo di carta e penne, matite, evidenziatori, gomma, quindi tutto l'indispensabile per fare un esame. Il resto proprio l'ho eliminato dal mio campo visivo, perché avevo paura appunto di distrarmi in qualche modo, guardare qualcosa e perdere il filo dell'esercizio, perché comunque un'aula di esame è vuota, nel senso non hai distrazioni. Ok, ci sono gli altri colleghi, c'è il professore, hai la tua penna, la tua matita, il tuo tesserino dell'università, il foglio dell'esame e basta. E quindi per organizzare il mio spazio di lavoro per l'esame
ho cercato di seguire un attimo la meccanica che di solito si ha in una normalissima aula di un esame normale. Poi io magari sono una persona un po' di parte, perché ho questo vizio che appena vedo qualcosa perdo la concentrazione. Infatti tipo non posso studiare davanti alla finestra perché ogni 2 secondi guarderei fuori. Ok, ho bisogno di avere pochissime cose nel mio campo visivo in modo tale da concentrarmi al 100%. Se no, diciamo che sono meno produttivo del solito. Ok, allora detto questo, prestatemi attenzione perché adesso arriva la parte più succulenta del video. Infatti adesso vi spiego come era strutturato il mio esame online. Allora, come avevo detto prima, eravamo in videochiamata col professore che effettivamente ci controllava, e quindi lui aveva attivato il nostro audio e il nostro video, quindi tramite la nostra webcam ci controllava effettivamente. Ovviamente le richieste e i movimenti sono molto limitati perché chiaramente facevamo l'esame tramite una webcam e un microfono. Però vi dico subito che se il professore, mentre ci controllava, aveva il minimo sospetto che stavamo copiando, poteva effettivamente al diretto interessato chiedere di inquadrare qualcosa, chiedere chiarimenti, perché stai facendo questo, un movimento magari sospetto. E poi se magari beccava il diretto interessato a copiare, beh, era un bel casino. In ogni caso, nel contemporaneo alla webcam, noi eravamo collegati ad una piattaforma che era appunto la piattaforma dell'esame, quindi avevamo una pagina web aperta e da questa pagina web veniva appunto erogato l'esame. Cosa accadeva? Che appena cominciava l'esame partiva un timer che aveva un countdown, quindi noi avevamo un'ora e appena proprio cominciava l'esame noi avevamo un'ora di tempo, e una volta che il countdown arrivava a zero e quindi passava direttamente un'ora da quando cominciava l'esame, la pagina dell'esame si chiudeva automaticamente e quindi eri completamente fregato, perché se magari stavi facendo qualcosa, beh, era finita, cioè il tuo esame era come se consegnato. Vi anticipo che mi è capitato un problema a proposito di questo durante questo esame, però ci arriviamo tra un po'. Continuando con la storia, l'esame semplicemente era un classico primo parziale di microeconomia, quindi c'erano varie domande, tutte a risposta aperta, con esercizi da svolgere a cui dovevamo rispondere. Vi spiego al volo l'interfaccia della piattaforma. Semplicemente c'erano varie pagine e in ogni pagina c'era una domanda esercizio, e semplicemente l'interfaccia era composta da la domanda, poi uno spazio sotto in cui potevamo scrivere però battendo a tastiera, e in più sotto c'era uno slot, tipo una sorta di casella, dove potevamo trascinare dei file dal computer e caricarli direttamente sulla piattaforma. E questo perché? Perché semplicemente, essendo un esame di microeconomia, oltre a fare i calcoli, chiaramente dovevamo fare dei grafici, scrivere delle formule, e in più praticamente era impossibile fare un grafico dove appunto spiegavi magari delle funzioni direttamente in quella casella dove si doveva semplicemente battere a tastiera. E quindi per ogni esercizio dovevamo fare poi una foto, quindi una sorta di scansione col cellulare, e poi mandarla al computer, e poi trascinando il file dal computer alla casella dell'esame di cui vi parlavo prima, semplicemente il file veniva caricato. E per ogni pagina dell'esame, quindi per ogni esercizio, noi dovevamo caricare il singolo file con la foto dell'esercizio. Tenete bene a mente questa procedura perché all'ultimo, proprio negli ultimi secondi dell'esame, ho avuto un problema riguardo a questa situazione. Però dove stava il problema? Innanzitutto ci hanno dato il permesso di utilizzare il cellulare per fare le scansioni o le foto, come vogliamo chiamarle, soltanto gli ultimi 15 minuti dell'esame. Fortunatamente, almeno nel mio caso, i passaggi erano un po' più semplificati tramite l'ecosistema Apple, ok? Però comunque ho perso anch'io tanto tempo, perché dovevi fare la foto fatta bene, poi dovevi controllare che ogni cosa era leggibile, si capiva bene, quindi dovevi mettere tutto a fuoco e un po' di tempo ci si perdeva. Inoltre, per allargare e ampliare l'insieme di sfighe, vi aggiungo pure che durante proprio nell'ora, ora e un quarto, che io appunto stavo facendo l'esame, i miei vicini di casa avevano deciso di montare dei mobili a parete. E quindi mentre stavo svolgendo effettivamente il mio esame, sentivo un trapano che faceva in continuazione trrrr. Cioè, vi giuro, per tutta un'ora, e poi hanno smesso, silenzio tombale, però in quell'ora hanno montato tutti i mobili a parete. E quindi tra l'ansia, tra il fastidio di aver fatto l'esame di pomeriggio, il dover fare foto, caricarle, mandarle al computer, in più ci si aggiungeva questo maledetto trapano che veramente stava impazzendo, la testa stava scoppiando. Tornando invece alla nostra storia, negli ultimi 10 minuti inizio a fare le foto, caricarle al computer e poi caricarle online. E parlando del problema di cui vi ho anticipato anche prima, semplicemente alla fine non sono riuscito a caricare tutte le foto per l'esame. Però vi spiego un attimo com'è andata la situazione.
Semplicemente io carico tranquillamente le mie belle foto. Però qual è stato il problema? Che nell'ultimo esercizio, che era un esercizio un po' più lungo, e quindi ho dovuto fare un grafico, poi fare un sistema, delle equazioni, e ci tenevo a fare, diciamo, tutto per bene, quindi ho fatto più foto per renderlo più comprensibile possibile, perché comunque è una foto e mi rendo conto che è già una scrittura fantastica. In più ci mettiamo anche il fatto che la foto è venuta male, quindi ho cercato di farle per bene e ho fatto più foto per un intero esercizio. E qual è stato il problema? Che io ho trascinato questi due o tre file nella casella di quello specifico esercizio e mi diceva errore, perché tu devi caricare un file unico. E immaginatevi, tipo mancava un minuto alla fine e io in 58 secondi ho dovuto rifare le foto dal telefono, trasformarle in un PDF in modo tale che mi raccoglieva tre foto in un unico file, passarle al computer e poi passarle online. Ve lo giuro, mi bastava premere invia perché già erano state caricate, bastava solo un tasto, mancava un secondo, bam, mi si chiude la pagina e io vado nel panico. Perché, ve lo giuro, stavo per premere invia e mi si chiude assolutamente e completamente la pagina. E lì, veramente, mi è caduto il mondo addosso. Ho detto, guarda, abbiamo completato il quadro delle sfighe. Cioè, proprio un esame dannato, maledetto. Però, fortunatamente, almeno per questo, sono riuscito a risolvere, perché ho parlato e ho chiesto direttamente al professore e, gentilmente, gli ho spiegato anche la situazione. Gli ho detto proprio, stavo per premere invia. E gli ho spiegato anche la problematica del fatto che non accettasse più file in un'unica casella, e semplicemente al volo gli ho inviato una mail con il PDF e ho risolto tranquillamente. O almeno spero di aver risolto, perché effettivamente la vera risposta l'avrò tra qualche giorno, appena usciranno gli esiti dell'esame. In ogni caso, a parte le sfighe, ci tenevo a dire che veramente questo esame online è stata una situazione veramente inusuale. Cioè, non so come trasmettervi questa sensazione di strano che ho provato. Beh, semplicemente io sono a casa mia, un posto dove mangio, dormo, guardo Netflix, ma allo stesso tempo io ormai devo dare gli esami da casa mia. Sono due situazioni veramente opposte. E onestamente mi fa veramente strano che la mia casa per un bel po' di mesi dovrà ospitare anche i miei esami universitari. È una situazione che effettivamente non dipende da noi, non ci possiamo far nulla, e nonostante sia una situazione strana, inusuale, prima ci abituiamo, meglio è. Inoltre, mio consiglio quando state per fare o state facendo un esame online, cercate di non pensare al fatto che lo stiate facendo da casa. Ignorate questo piccolo dettaglio e cercate di concentrarvi al 100% sull'esame, sugli esercizi, su quello che avete studiato. Perché effettivamente è quella la cosa più importante. In ogni caso, spero che la mia storia vi possa essere utile e che vi abbia intrattenuto. E poi, se avete due minuti, vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate di tutta questa situazione con un commento, che a me fa tantissimo piacere. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.